L'ipnosi per conoscere se stesso. Sigla. L'ipnosi è molto antica come metodo, ma è un metodo di conoscenza di se stessi e oggi capiremo perché. Il mio ospite, Giorgio Sallusti, è un anestesista rianimatore ed è un cultore e studioso di ipnosi dinamica, che è una forma particolare di ipnosi. E ora chiederemo a lui come conoscere se stessi tramite l'ipnosi. Ti ringrazio innanzitutto Gianluca dell'invito, sì. È ovviamente per me una gioia immensa, un grande piacere essere qui, anche perché ogni volta che si parla di questi argomenti per me è una gioia veramente. E il titolo apparentemente potrebbe sembrare così un po' strano, il fatto è che la maggior parte delle persone il concetto di ipnosi pensa che sia l'ipnosi la pensano che sia legata a una porzione di persone molto così sparuta, di persone che si occupano di questa, appassionate di questa branca. Invece il mio obiettivo in questa trasmissione, anche se pur breve, è di cercare di far capire alle persone quanto sia importante conoscere i meccanismi ipnotici. Abbiamo detto per conoscere se stessi. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ipnosi in realtà, meccanismi ipnotici intervengono sempre nella vita di ognuno continuamente. Se tu chiedi a una persona, ma sei mai stato ipnotizzato? Molto, la maggior parte delle persone dirà di no. Allora puoi cambiare la domanda e dire, ma tu sei mai stato innamorato? A tutti è successo almeno una volta nella vita di essere innamorati e quindi vuol dire quando siamo innamorati siamo ipnotizzati, perché i meccanismi comunicativi che stanno alla base dell'innamoramento sono meccanismi fondamentalmente ipnotici. Operatore, cioè e soggetto, cioè l'operatore è chi opera l'induzione, è soggetto chi subisce l'induzione volontariamente, in realtà sia lui che lei, o entrambi gli amanti, diciamo, sono al contempo operatori e soggetti. Uno dei due inevitabilmente è sempre più forte. Io direi di andare avanti con la prima diapositiva, vediamo se riusciamo. Ecco, l'ipnosi e conoscenza di sé, quindi dov'è il legame? Andiamo pure avanti. Io quando parlo di ipnosi dinamica. L'ipnosi dinamica è un'ipnosi che assolutamente ha rivoluzionato le tecniche ipnotiche. Qui ho fatto una brevissima divisione tra l'ipnosi classica e l'ipnosi dinamica. L'ipnosi dinamica, innanzitutto, voglio sottolineare il fatto che è un prodotto made in Italy, sì. Perché è stata messa a punto, studiata ed elaborata da uno studioso italiano, uno psicologo che si chiama Stefano Benemeglio. Ha rivoluzionato il mondo dell'ipnosi perché mentre nell'ipnosi classica il mezzo interattivo è la parola, è basata sulla parola, quindi sulle suggestioni fornite tramite il linguaggio verbale, nell'ipnosi dinamica il mezzo comunicativo è la comunicazione non verbale, quindi viene completamente esclusa la parola nella fase induttiva. La parola viene introdotta esclusivamente quando si passa nella richiesta della fenomenologia. L'obiettivo la ipnosi classica è quella di creare un rilassamento, l'obiettivo dell'ipnosi dinamica è quello di creare una tensione e qui ritorniamo al paragone con l'innamoramento. Durante l'innamoramento c'è un forte stato di emozione e di tensione, per questo l'innamoramento ha gli stessi meccanismi che sono alla base dell'ipnosi dinamica. Poi proviamo ad andare avanti, vediamo velocemente. Quindi nella seduta ipnotica chi è l'interlocutore? Quindi l'interlocutore dell'operatore chi è? Non è la parte logica, ma è la. Adesso vediamo, andiamo avanti un attimo. Eccolo qui chi è l'interlocutore: è il marziano. Il marziano perché è l'inconscio che è sempre stato considerato un lato oscuro dell'uomo, un lato un po' animalesco, e quindi un lato del quale magari diffidare.
Invece è importante conoscerlo, perché se tu conosci l'inconscio, quindi le leggi, le regole che governano la comunicazione ipnotica e quindi la comunicazione emotiva, riuscirai sicuramente a conoscere meglio te stesso. Proviamo ad andare avanti ancora un attimo. Parlando di inconscio, non si può altro che non fare altro che parlare di lui, Sigmund, il quale ha fatto questa affermazione: noi non siamo gli unici padroni nella nostra casa, quindi noi siamo coinquilini. Nella nostra abitazione siamo coinquilini, c'è la parte logica e la parte emotiva e emozionale. Vorrei andare avanti un attimo, perché c'è una persona insospettabile che ha fatto un'affermazione. Chi più di lui può rappresentare il pensiero logico, il pensiero razionale? Eppure è sorprendente questa affermazione, che dice che la mente intuitiva, la traduco brevemente, è un dono, mentre la mente razionale è il servo fedele. Quindi è andato oltre quello che affermava Freud: non siamo padroni, non siamo unici padroni a casa nostra. Einstein ha affermato in questa frase, afferma in questa frase, che in realtà la parte logica è il servo fedele, solo che abbiamo creato una società che onora il servo e si è dimenticata del dono. Andiamo pure avanti. E quindi, come già lo diceva in realtà Pascal diceva che nell'uomo convivono l'esprit du cœur e l'esprit de la géométrie, cioè lo spirito del cuore e lo spirito della geometria. Einstein apparentemente sembra rappresentante dello spirito della geometria. In realtà con quella frase dà grande importanza allo spirito del cuore, parla di mente intuitiva. Le grandi idee di Einstein sono frutto dell'intuizione, dopo è la parte logica che ha rielaborato, ma il punto di partenza è la mente intuitiva. Per questo dobbiamo conoscere la nostra emotività, per poi arrivare a conoscere meglio noi stessi. Possiamo rimanere un attimo su quella diapositiva, per favore? È possibile? Benissimo. Noi abbiamo, le chiamiamo istanze, nell'individuo convivono un'istanza logica e un'istanza emotiva, che hanno obiettivi assolutamente differenti, finalità differenti. L'inconscio desidera desiderare e l'obiettivo è la ricerca del pathos. Il pathos può essere visto assolutamente come una medaglia a due facce. All'interno del pathos convivono due elementi, che sono il piacere e la sofferenza. D'altronde non esisterebbe il piacere se non avessimo il parametro della sofferenza, non esisterebbe la sofferenza se non avessimo il parametro del piacere. La parte logica mira al possesso, a possedere le cose, e la finalità principale della parte logica però è evitare di soffrire, perché l'uomo è nato per preoccuparsi. Fin da quando era nelle caverne era continuamente preoccupato di quello che poteva accadere. E rimaniamo un attimo su quella diapositiva, che vorrei completare possibilmente. E quindi la discrepanza tra quanto noi desideriamo e il nostro senso di desiderio e il nostro senso di possesso crea una distonia. Parlavo dell'innamoramento prima: tu desideri Roberto, quanto la possiedi? In base alla discrepanza che esiste tra il tuo senso di desiderio e il tuo senso di possesso, vivrai un disagio. Questo disagio può, se si esaspera, può diventare un problema che rimane nell'ordinario fin tanto che gli indici di tolleranza sono rispettati. Quando vai oltre i tuoi indici di tolleranza diventa un problema di difficile soluzione, un problema d'amore in questo caso, però la problematica ovviamente spaziano in tutti i campi del gioco della vita: rapporti affettivi sentimentali, rapporti passionali, seduttivi, sessuali, l'autorealizzazione, lo studio, il lavoro, i rapporti sociali, gli hobby anche. Andiamo pure avanti. Di cosa si nutre il nostro inconscio? Quindi questo marziano che vive in noi, di cosa si nutre? Cosa vuole? E vuole
calorie, io le ho scritto lì, si nutre di calorie emotive. Quindi se il nostro corpo vive di calorie, 2000 calorie al giorno, dipende anche dall'attività fisica che svolgi, alla nostra parte emotiva spettano un tot di calorie tutti i giorni. Quindi gliele devi dare. Se non gliele dai, se le prenderà, non perché è cattivo, ma perché vuole sopravvivere. L'istinto di sopravvivenza non è una caratteristica della parte logica. L'istinto di sopravvivenza è una caratteristica della nostra parte emotiva, che vuole sopravvivere a tutti i costi, vuole vivere emozioni, e anche a discapito della parte logica. Andiamo pure avanti. Perché per l'inconscio, e qui e questo è un concetto che può, di difficile digestione, diciamo. L'emozione che si vive in un matrimonio è analoga all'emozione che si vive in un funerale, quindi più che di emozioni parliamo di tensioni. L'inconscio non valuta come fa la parte logica, buono, cattivo, giusto, ingiusto, piacevole, spiacevole. Per l'inconscio quello che conta è la tensione, è la parte logica che attribuisce a queste tensioni una valenza o di piacere o di sofferenza. Andiamo pure avanti. E tutte i coinvolgimenti emotivi che noi viviamo sono frutto del dono divino, non del servo fedele. Quindi è il dono divino, il marziano, che decide dove vivere le nostre emozioni. Tant'è vero che l'ipnosi dinamica ha portato alla comunicazione efficace, perché sapendo che l'interlocutore principale nelle persone, nei colloqui, nei dialoghi, nelle interazioni con le altre, con gli altri, come accade in un esperimento di ipnosi, l'interlocutore principale non è la parte logica, ma è la parte emotiva. Quindi tutti i disagi che noi viviamo, abbiamo vissuto, viviamo e vivremo, saranno legati esclusivamente, si fondano esclusivamente sul dissidio che può intervenire tra la nostra parte logica e la nostra parte emotiva. L'inconscio accelera, a volte la parte logica frena, se frena troppo l'inconscio reagisce, perché gli manca che cosa? Il cibo energetico. E quindi se lo va a cercare dove noi non vorremmo che accadesse. Questo può accadere anche in un sintomo. Cioè l'inconscio si può nutrire della tensione fornita da un sintomo. Per questo bisogna stare molto attenti prima di togliere un sintomo, perché un sintomo può essere l'unica fonte energetica emotiva per quella persona. Andiamo pure avanti? E quindi noi siamo sempre in un equilibrio inevitabilmente instabile, andiamo pure avanti un attimo. Questo equilibrio instabile è, diciamo, ci barcameniamo tra le esigenze della logica e le esigenze dell'inconscio. Il funambolo è una metafora, perché il funambolo è concentrato sul passo che sta facendo in quel momento, quindi noi dobbiamo concentrarci sul nostro momento presente. Il funambolo non deve essere condizionato dal futuro, dai passi che dovrà fare, deve essere concentrato sull'equilibrio suo in quel momento, quindi noi dobbiamo tendere al centro. E non deve nemmeno farsi condizionare da possibili difficoltà che potrebbe aver incontrato nel percorso già fatto. Quindi quello che conta è non farsi condizionare in maniera eccessiva dagli ostacoli che il futuro ci può proporre e non farci condizionare altrettanto però dai difetti che noi possiamo aver riscontrato nei nostri comportamenti del passato. Andiamo pure avanti. L'equilibrio è compromesso e interviene una condizione di malessere e di infelicità quando la mente dell'uomo è controllata dai più potenti agenti ipnotici che esistono, e sono le nostre paure.
Attenzione, perché io ho scritto l'equilibrio e il compromesso interviene in una condizione di malessere e di infelicità. Quindi definire il disagio emozionale come malattia, a mio avviso, io non sono d'accordo. Non è una malattia, non esiste lo schizzo cocco. È una condizione di infelicità. E quindi al paziente che viene per una risoluzione di una problematica dell'emotività, noi diciamo sempre: tu non sei malato, tu sei infelice. Sono due cose assolutamente differenti. Le paure, ci sarebbe molto da parlare sulle paure. Le paure sono archetipi. Le nostre paure sono uguali a quelle di quando siamo scesi dagli alberi. Quelle sono i sentimenti e le sensazioni che provavamo allora, sono gli stessi che proviamo oggi. Noi abbiamo codificato le paure. Ovviamente la codifica di un sentimento utilizza le parole, e le parole sono sempre un contenitore di qualche cosa che è incontenibile. Un sentimento è difficile da definire. E noi possiamo parlare di paura dell'abbandono, quindi che è la paura della solitudine, paura di vivere un senso di colpa, la paura del giudizio negativo degli altri, e la paura del giudizio negativo che noi possiamo dare su noi stessi. Sì. L'ultima diapositiva, se è possibile, un esempio che avevo portato, l'esempio proprio topico della persona che ha dimostrato di coraggio, è Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, se si fosse fatto prevaricare dalle paure, sarebbe ancora a Porto Palo, seduto su una panchina. Invece ha avuto paura, ma non ha avuto paura di avere paura. Pensate alle condizioni di allora, non c'aveva mica il telefono cellulare, né il cellulare né il satellitare, non c'era, non poteva mandare un SOS. Non è come il navigatore solitario che c'ha un problema, chiama mamma col satellitare, dice venitemi a prendere. Era una situazione veramente incredibile, un coraggio veramente eccezionale, un'impresa storica, e Cristoforo Colombo può essere l'immagine dell'armonia compiendo questa azione, perché noi diciamo la felicità e il benessere, la definizione che diamo è questa: l'uomo è felice quando è libero di perseguire i suoi sogni, ma in pace però con la propria coscienza. Libero vuol dire libero dalle sue paure, di perseguire, e quello di raggiungere. Noi dobbiamo perseguire i nostri sogni, tant'è vero anche Colombo mica l'ha raggiunto il suo sogno, pensava di andare alle Indie ed è finito da un'altra parte, qual è stata l'importanza? In pace con la propria coscienza, perché vuol dire non è stato prevaricato dalla riflessione, ma chi te lo fa fare, ma stai qua, c'hai una famiglia, stai buono, ma non cercarti rogne. Ecco, questa è la ricaduta siamo partiti dall'ipnosi e siamo arrivati a Cristoforo Colombo. Allora, Giorgio, devo dire che hai fatto un discorso splendido e in poco tempo sei riuscito a inquadrare che cos'è l'ipnosi dinamica, l'ipnosi per conoscere se stesso, ma ci hai anche detto che qual è il problema esistenziale dell'uomo. Te ne ringrazio molto. Io ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato. Il tempo è troppo poco, ti sei anche divertito perché ti leggo negli occhi che sei contento perché hai fatto un discorso compiuto, hai spiegando molto bene. Sì, siamo riusciti, spero di essere riuscito a seminare la curiosità. Certo. Non mi interessa avere ragione, però seminare curiosità sì. Io ti ringrazio molto a nome dei nostri telespettatori e spero di averti ancora qui, e a voi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora.